Rieccoci qua. Sono passati 2 giorni da quando ho registrato il commento l'ultima volta e vedo che la situazione non è cambiata per nulla, anzi, ci troviamo ancora in una zona relativamente calda, serena, tranquilla, piena di acqua. Il nostro caro paradosso ha deciso di continuare a dirigersi verso nord senza utilizzare alcun mezzo di orientamento a parte la luna e il sole. La cosa può sembrare molto interessante, ma da un certo di vista è una cazzata totale, visto che hai i mezzi, usali. Naturalmente, ora ha trovato delle zucche e credo che se la voglia prendere. Mi sa che vuoi sperimentare la coltivazione delle zucche nelle zone fredde, anche se sinceramente non sono sicuro che in una zona fredda le zucche possano essere coltivate bene. Ma siamo qua per sperimentare, è un gioco, è un modo per divertirsi, per passare il tempo, anche se alcune persone lo prendono un po' troppo seriamente e si incazzano se uno fa commenti negativi. Mi sono fatto un giro su YouTube e ho visto molti YouTuber che in qualche modo fanno questi gameplay e alcuni, diciamo, prendono per il culo sto gioco e le persone si incazzano. Tipo vero, quando un gioco diventa una fede sono cazzi amari. Ti disturbo se mi fai una sigaretta? No, eh? Ok. Vuoi ancora ammazzare porci? Non è abbastanza carne? Vabbè. Ma in fondo ucciderli è anche un modo per guadagnare quindi per aumentare il livello, ho notato. Penso che praticamente ti riesci a livellare anche attraverso l'uccisione di animali, perché significa che stai acquisendo la qualità di cacciatore. Vedo che il gioco lagga ancora, a quanto pare gli aggiornamenti che ho fatto sul server non sono serviti a un cazzo, è proprio il gioco che ha delle problematiche. Ho visto l'uscita la versione 1.7.10, perché non scarichi quella? Magari hanno risolto questo effetto lag. Ma laggiù mi sembra di vedere una montagna di sabbia. È un deserto. Che ci fa un deserto a nord? Se le ombre sono giuste, il sole sta tramontando. Quindi ti direi di iniziare a cercare un buco dove infilarti. Anche se nel deserto c'è meno possibilità di essere attaccati che nei punti normali della mappa. Guarda che non devi perdere tempo a cazzeggiare, il sole scende, fra poco è buio. Ti costruire un riparo? Come l'ho detto, è scesa già la luna, è salita già la luna. Dove cazzo vai? Il posto è buono, però non fai in tempo così a casa. Ah, così, senza costruire niente. Camping. Ha funzionato, non t'hanno rotto i coglioni.
stranamente. Piano, che qua se cadi ti rompi il deretano in mille pezzi. Piano, piano. Ok, niente male. Vedo che hai seguito il mio consiglio, hai operato parecchi tagli, molto bene. Tanto non ci sta niente da vedere a parte tu che fai del trekking verso nord. Almeno finché non trovi, che so, qualche cosa di interessante, non è il caso. Aspetta, lì giù mi sembra di vedere qualcosa. No. Se c'è una piramide o un coso nel deserto, non ci vai dentro. Avrai tempo di farti Ziggurat, piramidi e tanti dungeon quando abbiamo trovato la casa, quando ci saremo costruiti la casa a nord. Quindi fino a quel momento vai verso nord e non rompere il cazzo, lo vedo pure io quella montagnola che interessa. Vai avanti. Però le conformazioni di queste rocce sono... Ma quelle sono speso per aria. Sto gioco ti manda completamente a puttane il cervello. La fisica è totalmente sballata. Per me chiedo perché piace a tanta gente. Fine questo deserto, tecnicamente stiamo camminando da quasi un giorno e mezzo. No, finalmente siamo arrivando in una zona nuova. Quelle sono rocce, quelli sono alberi. Quello è l'isola galleggiante di Peter Pan. E fra poco vedremo i miei coglioni che si gonfiano in maniera spropositata. Ah, finalmente abbiamo trovato l'oceano. Si vede già la terra in lontananza, quindi è un oceano, è un mare, un lago salato. Visto che ho controllato prima l'inventario e non mi sembra che tu abbia delle barche, e visto che tu le sfondi regolarmente, ti consiglierei di darti da fare a crearti un'imbarcazione. Beh, sta barca la potresti pure saltare. Qualunque imbecille riesce a crearsi una barca in Minecraft. Senza voler offendere gli imbecilli che giocano a Minecraft, sei chiaro, eh? Hai scorreggiato. Di certo non sono io sento puzza. C'è uno ti sta aiutando a fare il commento e tu scorreggi in una stanza chiusa. Sei proprio un animale. Sai che ti dico? Becca di questa.
la fava aspetti, le mie puzzano di più, mi dispiace. Ah, ti sei messo a cucinare, vero? Beh, potresti pure tagliare, non è che ne frega un po' alcuno. Ho fatto tempo a dirlo che l'hai fatto, bravo. Scusa, questi esperimenti li puoi fare senza registrarli? Sinceramente non credo che a qualcuno interessa tu e ti a creare tinture che poi alla fine devi buttare perché non ti servono un cazzo. Mi sono abbuffato le palle con questa stufa che brucia. Perché non tagli un po'? Non credo che alcuno interessi che cucini. Ok, metti in mare la barca e vediamo di toglierci dei coglioni. Mi sa che stiamo in una direzione sbagliata perché il sole sta tramontando alla nostra sinistra, dovrebbe tramontare alla nostra destra. Mi sa che devi cambiare strada. Che cultura. Che genio, hai distrutto la barca. E mi sembra di vedere un simpaticone in avvicinamento. Ah già, c'è una zucca. Sta arrivando, è meglio che ti infili da qualche parte, prima di fare una brutta fine. Perché mi sa che io insieme a lui stanno per arrivare altri ospiti mandariti. Bene. Penso che il posto sia abbastanza sicuro. Allarga un po' il buco e poi dopo mettiamoci a dormire. Buonanotte.